Ciao a tutti per la gente di YouTube e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi siamo su un nuovo titolo, il cui, scusate il gioco di parole, titolo è Sonority. Questo è un gioco d'avventura rompicapo basato sulla musica, basato sulle note musicali. Sono proprio curioso di andare a vedere di cosa si tratta, perché mi intriga il fatto che sia in un certo qual modo, che ancora non so, sia appunto coinvolta la musica in un videogioco. Vediamo un po' le meccaniche, come saranno. Vediamo. Forse no, sì, prima ho fatto una prova per l'audio, quindi non ho visto in pratica nulla. Second day of my journey, I have finally arrived. This must be the place Batama told me about so often. At first, I thought it was just one of his stories. A place where people and animals live together? Such a thing only exists in fairy tales. On the other hand, Batama is a bear, but he can speak and understand me. Most people in my village found this strange, but he became a great friend, and now he needs my help. Before he got so sick, he used to tell me about a wondrous melody that could cure illness. If I ever find it, it'll be here. At least I have hope again. Ok, eccoci qua dopo quel breve prologo. Quindi la nostra protagonista si chiama Esther. La grafica è molto gradevole, molto cartunosa, non è pesante fortunatamente per il mio PC, e questa è una cosa bellissima. Sali sulla spirale e avvia la sequenza di pietre. Sali sulla spirale. Ma qua è questa, dovrebbe essere la spirale. Did I just move these things? Sono stato io a farle muovere. Eh sì, cara Esther, sei stato proprio tu. Mica è stato tuo zio. Abbiamo trovato il flauto di Pan, che non è Peter Pan. E che ci facciamo col flauto di Pan? Ora anch'io abbandonerò questo luogo. La mia signora è già andata via. Spero che un giorno il mio flauto di Pan possa tornare a suonare. Eh sì. Quindi qui c'è una scritta di qualcuno che ha lasciato questo messaggio, che ha abbandonato questo luogo dopo che l'aveva abbandonato la sua signora. Non so a chi si riferisce, però una certa signora. E poi dice: spero che un giorno il mio flauto di Pan possa tornare a suonare. Quindi il flauto che ora abbiamo era di proprietà di questa persona che ha scritto il messaggio. Usa lo stick destro per muovere la camera. Sì, quello l'avevo capito. Qui c'è un dipinto, fatto a mosaico. Aworo and Bella Hale, human and mountain goat, were the first to find this place. Together they sat on rocky peaks in meditation, listening to the three sounds: the murmur of the water, the whistling of the wind, the gentle trembling of the earth. Here, humans and animals will be connected for all time through the language of music. This is it! This has got to be the place! Okay, now to find someone who can show me where those teachers are, they'll tell me all about this melody and then it's straight back home to Vatama! L'intervallo tra due note muove un oggetto. Una sequenza di note ascendenti muove in alto gli ostacoli. Maggiore l'intervallo, più si muovono gli oggetti. Ok. Spero di aver capito. Ma se non vedo questi oggetti, queste note. Ok, quindi avvia. Sì, vedete, non funziona la spirale perché dobbiamo sicuramente fare qualcosa qua. Allora, qui c'è una spiegazione. CD.
Ah, ecco, possiamo suonare il flauto di Pan. Ecco, il gioco non me l'ha spiegato, però con il tasto, con la levetta superiore possiamo suonare. Vedete, qui c'è, se noi abbiamo questa sequenza, vedete qui c'è C, D e poi la freccia in alto, quindi significa che avviando questa sequenza, prima si suonerà la nota, fra virgolette, C e poi D. Ovviamente non sono le classiche note che conosciamo, Do, Re, Mi, eccetera, eccetera. Però il senso è sempre quello. Quindi questa è una nota ascendente. Ecco, più o meno l'ho capito, ecco. Ok, ovviamente poi... Che cos'è qua? Ci sono de dei simpa delle simpatiche teste. Buongiorno. Che mi osservano con degli occhi abbastanza spiritati, direi. Lui, poverino, è un po' messo male. O forse è bene perché è bello sdraiato, comodo. E poi c'è la terza testa che è là. Ok, quindi qui prendiamo questa spirale. What's all this ruckus about? Zuzu, was that you? I knew it! From now on, I... By the seven melodies, who is that? Hey, I'm Esther. Here we go again. Another of those Un altro di pesky quei humans. fastidiosi umani. I'm here to... Same procedure as usual. I'll distract her, you sneak up and scare the living daylights out of her. Ma mi vogliono That thing is allontanare. a rock. How is it supposed to... On three. One. Two. Ma cosa? Three. How in the name of all Per tutte le stones can pietre. you understand me? Well, I... Hey, wait! So that was weird. Stato molto strano. Nuova nota sbloccata. Abbiamo sbloccato la nota D. Quindi ora sulle pietre noi possiamo appunto scrivere la nota D e poi quindi la possiamo successivamente suonare con il nostro flauto. Porta del Tempio delle Rocce, solo agli studenti di livello avanzato è consentito l'accesso. Ecco, noi siamo degli studenti ancora alle prime armi, anzi ai primi flauti. Ma io posso saltare? No. Non posso saltare. Certo, se sapessimo come saltare, sicuramente tutti questi rompicapi basati sulla musica non avrebbero senso perché basterebbe saltare e via. Invece no. Ecco, dobbiamo abbassare questa piattaforma, vedete qua, che ci impedisce di avanzare lungo il nostro cammino. Vediamo là che c'è lo spartito musicale, ecco, quindi ci dice prima la D e poi la C e va. E si abbassa, ecco. Quindi ovviamente qui mettiamo la D. Come faccio a cambiare? Ecco. E poi c'è la C. Ok. Vediamo. Perfetto. Vabbè, qui mi sa che lo sbloccheremo più in là perché cioè non ho la più pallida idea di quali note scrivere perché non ho nessun indizio, quindi. E poi c'è pure scritto per gli studenti più avanzati e per le rovine dell'umanità. E c'era quel procione che non capisco perché non ci voleva far passare. Tutti i procioni sono cattivissimi. Sì, effettivamente sì, nei giochi un po' i procioni sono sempre descritti come creature un po'... No, cattive, nel senso un po' For a second monellacce. there, I thought that girl could understand me. Io riesco a capirti, caro Progione. Siamo nelle rovine dell'umanità, quindi probabilmente in questo mondo l'umanità non esiste più. Non
Inserire elemento musicale, non inserisce niente. Allora, vediamo. Qui questa piattaforma deve essere alzata. Non sembra reagire. Queste mi sa che sono pietre particolari. Non riusciamo a scrivere nessuna nota su di esse. Queste sono le classiche pietre che già conosciamo. Quindi per alzare mi sembra che era CD. CD per alzare, DC per abbassare. Allora, DC. Ok. How did she even get in here? She must have had help. Deve essere stata. Yes, you're right. I shouldn't worry about it. Well, in any case, we have to get her out of here and quickly before Nayira wakes up. Ma perché mi deve mandare via? Ecco, abbiamo imparato un'altra nota grazie a queste teste di pietra. Probabilmente all'interno di esse ci sono delle anime umane, degli umani che sono scomparsi da questo mondo, così già mi faccio io un'idea. Qui ovviamente gli spartiti musicali diventano sempre più difficili, guardate qui è DC, proviamo un po' a riuscire a capire come alzare. Beh, dovrebbe essere DCE, giusto? CE si alza di due piani. Penso. Vediamo. Ecco, lo faccio con la tastiera che facevo prima. CE dovrebbe alzarsi di due piani, giusto? Oh. C'è un'altra spirale. Ah, ecco, dobbiamo sentire il tipo di suono e suonare. Tan, 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 tan. Secondo me è la prima è la E. No. No. Allora è D E C. Sì. Eh sì, mi sa che ci vuole un po' di orecchio in questo gioco. Ma che ci faccio con sto coso? Vabbè. È piuttosto enigmatico questo gioco, eh. Ok, andiamo in quest'altra zona, vediamo cosa si cela. Si cela al nostro sguardo, anzi, alle nostre orecchie. Attenzione. Hey, let's just talk. Fine, you win. You have ventured to this fabled, long forgotten place. How valiant of you. Now, here is your reward, the legendary amulet of. I don't want a reward. I have been looking for this place for over a month now. There are supposed to be teachers here who work magic with sounds. Do you know where I can find them? No. Cosa no? Perché non mi vuoi dire nulla?
quindi dovremmo incontrare questi maestri musicali per imparare cose importanti, non so cosa, però forse una melodia, qualche suono con poteri particolari, non si sa. Ok, dobbiamo abbassare questo, quindi. E com'era? DC mi sembra. Ok. Aspettate. Ah, poi si collega là. Ok. Ecco, molto meglio giocare con la tastiera, eh. Ok. Inserire elemento musicale. Qui si inseriscono queste spirali, ma non so a cosa possano servire, sinceramente. Ma lì come facciamo ad andarci? Se mettessimo la D. Aspettate, eh. Mannaggia, miseria. Ah, ecco. Ah, ma da lì allora potevamo scendere, ma non si capisce niente. Sì, a volte. Sì, e ora come facciamo a ritornare indietro? Scusa. Ah, ok. Allora, qui c'è una cosa del gioco un po' strana. Tipo, dalle scale, ecco qui, vedete? Da qui non possiamo scendere. Se è un po' più basso, sì. Ecco, questo ce lo dobbiamo ricordare. Perché gli sviluppatori hanno deciso così e noi facciamo così. Cioè, per farvi capire, da qui, ecco, non possiamo andare di sotto. Un piano, invece, ce lo possiamo permettere. Ok. Quindi ritorniamo qua, mettiamo la E. E suoniamo di nuovo. Ok, allora mettiamo ora la spirale che abbiamo trovato, la mettiamo qua. Il nuovo dormitorio è finalmente finito, ora abbiamo abbastanza spazio per tutti i nuovi adepti. Ma quindi qui siamo in una specie di scuola musicale, ma molti degli animali preferiscono ancora dormire all'aperto. Ah, è una scuola musicale per animali. Barawa non può neppure entrarci perché non passa dalla porta. Era l'orso, mi sembra Barawa. Il prossimo edificio dovrà senz'altro essere adatto ai bisonti. Mi fa piacere. Ma queste due pietre sono collegate. Ah, qua è, neanche l'avevo visto, scusate. Vabbè. Ecco, ora, tenendo conto del ragionamento che avevamo fatto prima, qui dobbiamo andare a scendere. Anzi, no, non scende, lo ruota. E vabbè, allora mettiamo qua la E, così ruota completamente. Vai. No, scusate, qua devo mettere la C, perché si deve muovere. Stavolta non in senso verticale, ma in senso orizzontale di due scatti. Perfetto. Listen, we're in no trouble whatsoever. She can't solve this puzzle without the fourth note, so we can simply. Quarta nota. Zuzu? Zuzu. We'll have words about this. Perfetto. Quindi le teste di pietra in pratica ci stanno aiutando ad andare avanti. Il progione non so perché, ma ci vuole ostacolare. Ma forse non lo fa per cattiveria. No, non lo so perché lo fa. Comunque le teste ci aiutano. Allora, dobbiamo alzare. Vediamo dove la stradella. Ok, qui dobbiamo fare un doppio spostamento. Vediamo così. E sì. Ok, qui ci sta la E.
Così dovrebbe andare bene. No, è l'ultima, la devo cambiare. L'ultima deve essere F. Ecco, così va bene. Ok. Vediamo qui che c'è. Ecco qui la spirale. Che non so a cosa serve, però intanto la prendo. Cioè, so che a che cosa serve, però non ho capito poi lo scopo ultimo. No. No. E C E. Ok. Però cioè, secondo me se lo avessero fatto con le note musicali reali sarebbe stato più immersivo. Un piccolo particolare, niente di che, però che poi forse si può fare, non saprei. Aspettate che vado a vedere nelle opzioni. Visualizzazione note musicale. No, non si può fare, va bene. Come non detto. Questa è la seconda, la D. Prima c'è la F e poi la D. Ok. Ci vuole orecchio, ragazzi. So, you managed to follow me here? Yes. Seems you're a natural. What do you want? Cosa vuoi? I want to help a friend. He sent me here. Well, in a way. He's sick and I have to find some kind of melody that can cure him. Ok, quindi dobbiamo trovare una melodia per curare un amico. You think you can just stroll in here, turn everything upside down and then walk away? You've got to help me. Batama really isn't doing well. Batama? The Batama? Sì. He slipped into some kind of trance or something. If this really is important to you, certo. Meet me at the shrine. Guardiamoci al santuario. Where exactly is that supposed to be? I'm sure you'll find it. Just make sure to get there before nightfall. Hey, okay. Wait! Ugh! Va bene. Quindi dobbiamo trovare questo santuario prima del tramonto. E comunque il fine ultimo della nostra avventura è trovare questa melodia per curare un nostro amico Batama, che a quanto pare è un orso e che è entrato in una sorta di trance. Ma no, non abbiamo spirali musicali. Ok, qui c'è un altro rompicapo, quindi questa la dobbiamo abbassare di 1. Io direi di cominciare dalla nota più alta, quindi la F, poi questa E, abbassiamo questa piattaforma di un movimento, quella poi la dobbiamo ruotare per poter passare. Ma se facessimo E no, non ha senso F, questa è C. Dovrebbe andare bene, però non saprei, eh. Sì, ma questo come faccio a spostarlo? Scusate. Abbassando questa piattaforma, già qui a posto, quindi poi dobbiamo pensare alla prossima, che è già comincia qua, dall'interazione per queste due pietre. Però sapete, questi enigmi mi sembrano facili, però... Ecco qui la spirale. Nel frattempo abbiamo preso la spirale musicale, la inseriamo là. Ci sono melodie che fanno muovere le pietre come se fossero animate di volontà propria. Si possono creare piccoli edifici quasi senza alcuno sforzo. Eh sì, in effetti con queste note musicali possiamo erigere edifici oppure abbassarli.
Lavoro dice che potrei diventare molto bravo sia a allenarsi a sufficienza. Allora, dobbiamo risolvere questo schema. Dobbiamo fare E di poi F C. Ok. Se prima ero sicuro al 99%, ora sono sicuro al 100% che questa è la combinazione esatta. Vediamo. Yes. Via libera. Ok, altro enigma qui, che c'è un'altra spirale. Allora. Però è simpatico questo gioco, non è niente male, credevo peggio. Comunque ha delle recensioni molto positive, anche se non è un gioco famosissimo, però chi l'ha provato ne parla bene e ne scrive bene. Allora, qui dobbiamo alzare questo. E poi F. No. Ci sono stati dei problemini, diciamo, Ah, ma se io lo faccio di nuovo, vediamo. Sì, ma si alza solo di uno. C e F. Lo facciamo CD, scusate. Scusate. Ah, devo fare in fretta. Vabbè, ho capito. Ok. Mannaggia la miseria. Non avevo visto questa scala. Io pensavo di dover passare queste due piattaforme con un unico movimento, ma bastava comodamente prendere questa scala. Ecco, sempre mi vado a complicare come un pazzo. Rendul non mi è sembrato molto contento che abbia deviato il fiume direttamente verso la sua nuova torre, ma proprio come accade a noi, agli umani piace fare un bagno rinfrescante. Va bene. E diciamo che queste spirali musicali servono un po' come trama, e in pratica vengono raccontati questi brevi aneddoti. Eccoci qua nell'altra mappa. E svegliamola, suoniamo. Grazie, molto gentile pietra. Molto gentile. Spirale. Pam pam pam. Sicuramente è F la più alta. Ok. Sì, ma che ci faccio io con queste cose che escono da queste pergamene? A cosa servono? Ma forse devo suonare di nuovo? Ma che ne so? Ma che cavolo? Comunque, facciamo un altro enigma e poi direi di staccare. Allora, qui dobbiamo abbassare quello, ovviamente, quindi facciamo di 1 per DC, e poi quello lo dobbiamo abbassare. No, dobbiamo fare al contrario. Allora, facciamo
Facciamo F, quindi abbassiamo questa piattaforma di 1 e poi da E a C, ovviamente abbassiamo pure l'altra. Ok. Perché? Ma perché è bloccata? Ah, ci sono due. Ecco, ok, va bene. Va bene, a posto, quindi. E poi per abbassare questa facciamo E e C. Ok, vediamo quest'altra testa di pietra. Ecco, si è mosso qualcosa, la pietra si è svegliata, ecco qui si è aperta questa porta. Continuiamo la nostra avventura, lì c'è un altro dipinto, un altro mosaico. This place is dedicated to all humans and animals. May Ok. the common language of music unite us forever. E la musica usata come linguaggio comune, usato sia dagli esseri umani che dagli animali per poter comunicare tra loro. Ok. C'è quella porta chiusa, ma dobbiamo svegliare la testa di pietra. Allora, e qui la cosa è complicated. Ok, allora sicuramente dobbiamo. Allora, la strada dovrebbe essere da qui. Dobbiamo andare. Se questo lo ruotiamo, io direi di fare C e ecco una cosa alla volta. Vediamo. No, no, non funziona così. Non funziona così, ragazzi. Ma allora questo facciamo CD. Scusate, sì, ma io ho problemi qua più che altro a salire. Quindi mi sa che prima bisogna abbassare questi, eh. Quindi qui mettiamo D e qua mettiamo D. Vediamo. Ok, quindi tutto il problema sta là. Questo lo dobbiamo abbassare. Resetta. Lo dobbiamo abbassare di 2. Dobbiamo fare D e vediamo. Questa è solo una prova, eh. Nulla di definitivo. Ok. No, giusto, la E poi la passiamo a C. Ecco. Andiamo. No, CD va in alto e ci vuole qui una nota più alta. Quindi questa diventa E. Questa diventa F. E questa diventa D. Che casino. Questa a cosa serviva? Scusate. Questa diventa E, giusto? Vediamo. No, questa diventa C. Ok. Oh, alleluia. Togliamo l'ennesima pietra dormiente. Anzi, testa di pietra dormiente.
ragazzi, io direi che per questo gameplay è tutto. Spero che il gioco vi sia piaciuto. Continueremo la nostra avventura. Dopo questo ponte, chissà cosa, quante altre avventure ci aspettano, avventure sicuramente musicali, chissà quali altri rompicapi ci aspettano, da impazzire sicuramente. E poi anche ci metto del mio perché io vado a complicare le cose, va bene. Comunque ragazzi, è davvero tutto, grazie per l'attenzione, ci vediamo alla prossima e come sempre, in mille altre avventure. Ciao!